Qui, come potete vedere, siamo all'inizio della strada interrotta dalla parte del centro abitato. Come si può ben vedere, la situazione è critica. La crepa nel muro continua ad allargarsi. Come potete notare, la parte alta sta per cedere. E qui c'è il guardrail che chiude questa strada. Adesso, man mano che andremo avanti, qui siamo proprio nella parte più devastata, però come potete notare la parte esterna della strada è rimasta alta, la strada si è praticamente abbassata solo all'interno, leggermente andando sempre più verso il basso, ma lateralmente è tutto praticamente quasi fermo, diciamo che non ci sono stati grossi smottamenti nella parte laterale della strada in questione. Qui a lato invece vediamo i tubi che sono stati introdotti per portare l'acqua giù in modo che non faccia ulteriori danni al di sotto del manto stradale. Ovviamente adesso non corre più acqua, non scorre più acqua perché le precipitazioni si sono fermate e quindi non c'è più questo tipo di problematica, però chiaramente la situazione rimane precaria perché il movimento non si è comunque fermato. Staremo a vedere quali saranno le decisioni prese poi dagli organi provinciali per questa che è un'importante strada che collegava anzi San Marco Argentano con il centro di Mongrassano e poi con gli altri paesi della cintura, Cominciato da Cavallerizzo che non esiste più, a Cerzeto, Torano e tutti gli altri comuni che si trovano su questa fascia montuosa che è la fascia della Montagna Magna, appunto. Qui, come potete notare, è l'inizio dall'altra parte nel movimento franoso, ma che più di un movimento franoso è una crepa che si è formata all'interno del piano viabile. So Frangè, La bellezza. com'è l'ho fatto? Che dici? Come andiamo con questa La strada? pittata non è rogna, ti dico. Però la camminatella te la fai sempre. Ma fatto come l'ha aspettato per Piano piano. durare. Si è fatto questa No. strada com'è ca? Sai chi è? Enica si tira come sta fidando. Insomma, hanno 8-9 anni il massimo, la comandano i neri. Le nere e le cinesi, so Frangè, è vero, le nere e le cinesi, non solo le I neri, la centrale straniera comanda l'Italia. Chi ci aveva voluto? Chiudi, nere. Ma chissà, secondo me non scende sotto, so Frangè. chi? Non si muove. No, dico, che cazzo c'è? Chi c'è per spiegare la guardia una picca? La cunetta ci prende una reta bella, una bubiacata su scuro. E via, sì. Ah, giorno, Ciao, ciao Frangè, me ne vado. ciao, Ciao. ciao, ciao. Come possiamo vedere, i periti già stanno sentenziando quello che succederà. Siamo su Teleradio Cinghiale. Pure le capre. Ma il cinghiale tiene ancora sopra, che viene a filmare con lui. Che mi serve per un marchio di Teleradio Cinghiale uno. Abbiamo scegliere uno bieddu. Abbiamo di fare la foto e ci siamo dimenticati come marchio. Via,